Grazie Presidente, grazie a tutti. Intervengo anche perché in questi giorni abbiamo sentito parlare di molte cose, molte sono state interessanti, alcune meno interessanti, alcune legittimamente sono interpretazioni in maniera un po', diciamo, distorta, ma insomma siamo in un agone politico e quindi mi sembra giusto. Quindi per prima cosa vorrei fare alcuni chiarimenti. La prima è una piccola precisazione perché è venuto fuori nel discorso forse in poca chiarezza ed è un ringraziamento agli uffici che hanno sempre operato nel massimo rispetto delle procedure e quindi ci tengo a precisare, perché è stato detto negli altri giorni, che tutti i pareri richiesti agli uffici del Comune di Roma per poter valutare l'adeguamento dello studio di fattibilità proposto dai proponenti, scusate la ripetizione, sono stati resi dopo incontri di discussione e non l'altro ieri, come si è detto ieri, ma sono pervenuti tutti quanti per tempo. Tutto è contenuto nella delibera, non mi metterò a citarne i protocolli. Vorrei entrare nel merito. Il primo punto di cui vorrei parlare è la riduzione delle cubature. È un tema politico, ma è anche un tema squisitamente legato al rispetto di quanto indicato nella legge 147, denominata impropriamente legge sugli stadi. L'obiettivo principale individuato nel momento in cui abbiamo deciso di proseguire il lavoro sullo stadio è stata la riduzione delle cubature nel rispetto però dell'interesse pubblico dell'intervento. Infatti, secondo la legge 147, lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti a favorire la valorizzazione dell'ambito territoriale su cui il realizzando impianto sportivo insista in termini sociali, occupazionali ed economici e sempre che i predetti interventi concorrano sotto il profilo sociale, occupazionale ed economico alla realizzazione dell'opera. Strettamente funzionali. Con la scelta di ridurre le cubature abbiamo quindi anche voluto riportare in equilibrio la forzatura evidente, cioè quella di voler realizzare un business park con esso uno stadio e non di realizzare alcune opere integrative strettamente funzionali all'equilibrio economico-finanziario per la realizzazione dello stadio. Il secondo punto, cui ho già accennato, però mi preme ribadire perché è un punto fondamentale, è l'idea che le infrastrutture pubbliche, passa nell'aula, siano realizzate senza alcun costo per i cittadini. Con la delibera 132 si destinavano 195 milioni alle realizzazioni di opere di interesse pubblico. Queste opere non sono senza costo dei cittadini, attenzione, sono realizzate con le tasse dei cittadini. Quindi non sono senza spesa aggiuntiva alcuna, come alcuni hanno detto. Infatti, la legge Bucalossi, la legge 10 del 77, che è anche stata richiamata qui tante volte, e che istituì la concessione edilizia, sancì il principio che l'atto di edificare è una potestà che spetta al soggetto pubblico, il quale lo concede al privato. L'ente pubblico decide dove e quanto edificare e tramite la concessione edilizia concede al privato il compito di realizzare l'intervento e di conseguire il profitto che gli spetta. Quindi, se cediamo dei diritti edificatori, non c'è mai un costo zero. Ci sono delle scelte, di queste possiamo discutere, ma senza retorica, per cortesia. Gran parte di quei 195 milioni erano destinati a infrastrutture per il traffico privato, circa 135 milioni su 195. Traffico privato su gomma nel 2017. Poi oltre 50 milioni erano destinati al prolungamento della metro B. Alcuni residui, il ponte, il ponte ciclopedonale, il parco, il fosso di Vallerano. Ma di quei 195 milioni circa 180 erano impegnati lì. Vorrei ora soffermarmi su una definizione. Le norme stabilite dallo Stato in materia di perequazione infrastrutturale provvedono a unificare i concetti di opera pubblica e di servizio pubblico in una nozione innovativa che si definisce infrastruttura pubblica. Si tratta di vari tipi di opere, servizi sanitari, scuole, infrastrutture stradali, eccetera, eccetera.
La legge dichiara che tali infrastrutture pubbliche sono beni strumentali, dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata, e sono rivolti alle famiglie, anche alle imprese, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni. Il concetto è importante, perché ne discende che le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico devono essere concepite nella loro inscindibile unità tra il servizio prodotto e l'opera fisica costruita, a tal fine ricercando un interesse pubblico ancorato non più alla mera proprietà pubblica dell'opera, bensì alla finalità del servizio realizzato. Per esempio, nella delibera 132, l'unificazione della via Ostiense e via del Mare, che ricordo era limitato al tratto tra l'area dello stadio e il raccordo anulare, è dichiaratamente finalizzata, e apro virgolette, su proposta del proponente a mantenere separati i flussi di andata e ritorno dallo stadio e dall'autostrada. Per questo spendevamo 38,6 milioni di euro, non per migliorare un'infrastruttura che serve a entrare a Roma, ma per migliorare un'infrastruttura che serve a mantenere separati i flussi di andata e di ritorno dallo stadio e dal business park. Questo ce lo aggiungo io, è vero, non c'è tra le virgolette. Ad altro momento, imprecisato, la messa in sicurezza del secondo tratto su cui insiste il Ponte dei Congressi. E con che soldi? Parliamo di circa 15-20 milioni. Quindi potremmo dire, usando parole utilizzate in interventi che ho sentito in questi giorni, che stiamo creando un possibile debito per la città, come hanno sostenuto alcuni. Lo stesso vorrei dire di un investimento di oltre 50 milioni di euro per realizzare una fermata della metropolitana su un binario parallelo alla Roma Lido per portare la linea B a Tor di Valle. Ma per realizzare un servizio adeguato anche al di fuori degli orari dedicati agli eventi dello stadio, e quindi per portare il servizio a un livello normale per tutti i cittadini del quadrante, servivano, secondo le relazioni di Roma Servizi, circa 200 milioni di euro per ammodernare la linea. E ancora non si parlava dell'acquisto di nuovi treni, che costano circa 8 milioni l'uno, 7. Allora potremmo pensare, sempre riprendendo alcuni degli interventi ascoltati ieri, che si stesse creando anche qui un debito nascosto per la città. Insieme ai 15 che mancavano sulla via Estense, altri 8 che mancavano sul fosso di Vallerano, perché sul fosso di Vallerano erano destinati 5 milioni, a dire il vero all'epoca non c'era ancora il rischio idrogeologico, ma oggi ne portiamo circa 13, siamo a circa 230 milioni di debito occulto. Io non amo urlare numeri, ma l'altro giorno in queste aule sono stati urlati e quindi ho capito che nonostante la mia repulsione e il mio amore per la discussione anche complessa, quale la materia urbanistica, ho capito che un numero urlato vale più di un ragionamento complesso. I numeri sembrano oggettivi. E allora qui lo ripeto, facendo i conti a spanne, mancano all'appello intanto 230 milioni di euro. Poi alcuni, presi dall'impeto, dalla furia e dalla foga di questi giorni, hanno anche scritto che con la 132 avremmo acquistato 15 treni di ultima generazione e li avremmo messi sulla Linea Lido. Devo dire che di questo non c'è traccia nella 132, per onestà. È stato detto però, quindi su questo dovrei rispondere. Qualcuno l'ha voluto comunque riportare. 15 treni, se non sono quelli della Riva Rossi con cui giocavo da piccolo, sono circa 120 milioni di euro. E così stiamo a 400, che non si sa dove stanno. Come vedete è facile giocare con i numeri. Rimaniamo però un attimo sulla prima opera, quella finalizzata su proposta del proponente a mantenere separati flussi di andata e ritorno dallo stadio e dall'autostrada, e riflettiamo su un altro punto che è venuto fuori in questi giorni, il cosiddetto valore di trasformazione, che è stato oggetto di un intervento a cui ho risposto per cortesia perché mi sembrava giusto nel dibattito, ma mi è stato detto che non era il momento giusto, quindi rispondo oggi. È stato uno dei protagonisti della giornata di ieri, è un numero che scaturisce da una formula molto complessa e cercherò di spiegare che cosa sia questo numero. È un metodo di valutazione della differenza tra il previsto valore di mercato del bene trasformato e il costo della trasformazione stessa.
È una stima che tiene insieme valori immobiliari, costi di realizzazione delle opere, utili di impresa, costi delle prestazioni professionali, oneri per la commercializzazione, utili del promotore, oneri finanziari, costi relativi agli oneri sensi articolo 16 del DPR 380/2001, costi di deionizzazione dell'area e allacciamenti, costo tecnico di costruzione del fabbricato, il tutto paragonato e comparato con il valore di ricavo dell'immobile fissato dall'OMI, cioè da una fonte obiettiva, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Tale valore cambia al cambiare delle condizioni di contorno. Ieri ci è stato spiegato che il costo di realizzazione di 8 piani è inferiore a quello di una torre di 220 metri in media. È vero, è vero. È vero anche che il nostro edificio di 8 piani ha altissime prestazioni energetiche richieste, ma sicuramente ha un costo di costruzione inferiore. Ma chiedo se attualizzando il costo dal 2014 ad oggi e se vogliamo far bene le cose, dobbiamo tenere conto anche della variazione dei valori immobiliari. Ebbene, essendo calati i valori immobiliari, adesso sarò schematico, il valore della trasformazione non può dipendere solo dalla variazione del costo di costruzione, come è stato detto ieri. Potrei chiedere a chi ieri ci ha portato questa ipotesi se ha verificato con attenzione le stesse OMI inserite nel calcolo della 132 attualizzandone i valori immobiliari. Compito difficile, difficilissimo, in quanto alcune di queste OMI sono state spacchettate negli ultimi 3 anni. Alcune hanno perso valori in un modo, altre le hanno perso nell'altro. Noi abbiamo rifatto il calcolo, ovviamente prima di assentire il costo, e lo abbiamo fatto per verificare questo valore negli interessi dei cittadini. Abbiamo riscontrato che non vi erano sostanziali scostamenti, anzi, il valore di 805 euro garantisce rispetto al valore attualizzato, cioè è maggiore, di poco, ma è maggiore, non è 300 euro di meno, come è stato detto ieri. Tale costo, inoltre, come era quello della 132, ovviamente, è anche superiore all'ordinario calcolo del contributo straordinario. Quindi vorrei fare adesso un calcolo per paradosso. Ma se noi spendiamo 132 milioni di opere stradali e 50 per la diramazione della metro B, cioè 180 milioni delle tasse dei cittadini, e in questo denotiamo anche una certa visione di come si pensi al trasporto in città, perché quando spendiamo 140 milioni per il traffico privato su gomma stiamo dicendo una cosa molto precisa, e realizziamo opere infrastrutturali che rendono un'area più facilmente accessibile, come la strada appunto dedicata all'accesso ai parcheggi del business park e dello stadio, dichiarato in delibera, un ponte con un raccordo autostradale diretto dall'autostrada dell'aeroporto, come è stato fatto notare. Che idea di sviluppo si ha della città se non si aiutano le persone e vengono all'aeroporto ad arrivare in quell'area? Ebbene, quel raccordo autostradale diretto dall'autostrada, dopo aver raggiunto l'area e i suoi preziosi parcheggi, arriva sulla via Ostiense, che però è buona solo per tornare al raccordo, non è buona per andare verso Roma. Vorrei qui, per stemperare un attimo anche l'intervento, citare un grande uomo della cultura italiana, Sergio Leone. Quando una strada a 6 corsie incontra una strada a 2 corsie, la strada a 2 corsie è una strada morta. Poi, non l'ho messo tra virgolette, e poi realizziamo una fermata di metro, una. Insomma, un insieme di opere che rende quell'area più accessibile, quindi più appetibile al mercato e quindi ne aumenta il valore. Allo stesso tempo, però, calcolando il valore di trasformazione prendendo i valori immobiliari di riferimento validi prima che queste opere finanziate dalle tasse dei cittadini aumentino il valore di quelle aree e quindi i valori immobiliari, stiamo valutando un valore inferiore a quello futuro. E mi domando, quindi, chi sta facendo un regalo o un favore ai privati, come è stato detto, cito sempre, da alcuni consiglieri ieri? È un ragionamento ovviamente per assurdo, diciamo, come i paradossi di Zenone, spesso si fa in matematica, però è un punto di vista. E quindi, come tutti i punti di vista nell'urbanistico, direi che da questo punto di vista era un bel regalo.
In questo contesto riteniamo che il nuovo equilibrio individuato in questa delibera realizzi indirizzi politici importanti, riducendo gli impianti dell'edificazione in un'area delicata della città. Nessuno ha fatto notare in questi giorni, va bene, ma era difficile, capisco, che riducendosi del 50% il business park si riduce anche del 50% delle persone che ci lavorano e quindi degli impatti, del caos che si viene a creare nell'area. Le scelte operate, inoltre, armonizzano la spesa tra investimenti per l'ambiente. Nella precedente delibera tutti hanno detto che il costo di costruzione non era toccato, il costo di costruzione era utilizzato per progettare il parco fluviale, eventualmente poi si sarebbero trovati i soldi, probabilmente sempre il costo di costruzione, per realizzarlo. Quindi abbiamo armonizzato la spesa tra investimenti per l'ambiente, investimenti per la mobilità su gomma e investimenti per la mobilità su ferro e investimenti per la mobilità sostenibile. Siamo stati presi molto in giro, ma perché non possiamo avere la visione di un futuro in cui mamma e papà vadano allo stadio in bicicletta con i propri figli? Dobbiamo smettere di pensare a un futuro migliore perché oggi siamo, perché noi italiani, scusate, mi sono fatto prendere. Litigo spesso con una persona a cui voglio molto bene perché dico questa frase: noi italiani siamo così, come se sembrassimo condannati a uno Stato. Riteniamo che nel riequilibrare questi investimenti si tenga conto anche di investimenti importanti in essere, come quelli della Regione per la Roma Lido. Perché non dovremmo tenere conto del fatto che la Regione ha destinato 180 milioni alla ristrutturazione della Roma Lido e quindi integrare un nostro investimento con quello della Regione? Io reputo che fare una battaglia politica sul miglioramento della vita dei cittadini non valga la pena. Lì io spero che andremo d'amore e d'accordo per spendere quei soldi, altrimenti qualcuno potrebbe non capire. E armonizziamo anche i soldi che lo Stato mette per il Ponte dei Congressi, perché non dovremmo tenerne conto? Tra l'altro, in attuazione all'articolo 119 della Costituzione, che dice che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, città metropolitane e regioni. Un articolo della Costituzione che a Roma sembra molto spesso essere dimenticato, perché Roma troppo spesso è stata oggetto di battaglie che con la città e col suo benessere avevano poco a che vedere, avevano molto più a che vedere con altri tipi di equilibri che con la vita dei cittadini. In conclusione, quindi, crediamo che nel garantire l'interesse pubblico di questa delibera si guardi la città e i suoi cittadini in maniera più ampia e giusta. Grazie.